Ciao, in questo video analizzeremo l'uso dei marker. In Blender VSI i marcatori sono dei segni di riferimento utilizzabili per ritrovare velocemente un punto preciso del sequencer. Possiamo aggiungerne uno dell'omonimo menu scegliendo Add Marker o semplicemente premendo la scorciatoia M. Verrà creata nel sequencer una linea tratteggiata nel punto dove risiede il playhead, con alla base un piccolo triangolo ed un nome assegnato di default, ovvero F underscore numero frame. Per rinominarlo, dopo averlo selezionato con il tasto sinistro, dal menu Marker scegliere Rename Marker o con la scorciatoia Ctrl più M. Possiamo spostare il marcatore semplicemente trascinandolo. Dopo tale azione, premendo F9, possiamo agire nel campo Frames per inserire un valore di spostamento, positivo o negativo, riferito al cursore. Per eliminare un marcatore, dopo averlo selezionato, premere Marker, Delete Marker o il tasto X. Jump to Next Marker e Jump to Preview Marker allinea il playhead al marcatore successivo e precedente. Potrebbe tornarci comoda una scorciatoia da tastiera per tale operazione. Lo possiamo fare aprendo il menu Marker e, posizionando il cursore del mouse su Jump to Next Marker, fare clic destro e scegliere Assign Shortcut, quindi premere un tasto, ad esempio J. Ora, alla relativa pressione, il playhead si allineerà al marcatore successivo. Ripetere l'operazione per Jump to Previous Marker assegnando la scorciatoia U. Per rimuovere lo shortcut, fare clic destro su Jump to Next Marker e scegliere Remove Shortcut. Una funzione molto importante dei marcatori è quella di gestire la videocamera presente nella 3D View. In questo esempio, con la funzione Bind Camera to Marker o la scorciatoia Ctrl più B, vediamo come sia possibile rendere attiva la camera dalla lettura del marcatore nel sequencer. Abbiamo 4 videocamere nella scena. Posizioniamo il cursore al frame 0. Selezioniamo la prima camera e premiamo Ctrl più 0 per renderla attiva e visualizzare l'inquadratura. Ripremendo il tasto 0 usciamo dall'inquadratura. Dal menu Marker scegliamo Bind Camera to Marker. Verrà generato un marcatore nella posizione del playhead. Ripetiamo l'operazione per le altre camere presenti. Riportiamo il playhead nella posizione iniziale, premiamo il tasto 0 per rendere attiva la camera, quindi avviamo l'animazione con il tasto Space. Alla lettura del marcatore verrà resa attiva la camera selezionata.